Apre a Napoli, nel cuore del più grande centro commerciale cittadino all'aperto, il Vomero, la 200ª filiale italiana dei gruppi bancari Cariparma e Crédit Agricole. All'inaugurazione presenti i vertici del gruppo, che hanno esposto progetti e investimenti per la green economy. Ma in realtà secondo me è già il caso, perché sappiamo che l'Europa ha come obiettivo su medio lungo di avere il 25% di energie rinnovabili, e questo è già in essere un atto. Poi spesso l'argomento è come agganciarci a questo bisogno nel tempo. Noi abbiamo un'offerta molto concreta su tutto ciò che è legato al green. Per esempio, il nostro ultimo mutuo dà la capacità ai nostri clienti di abbonarci da Edison su un contratto di elettricità a prezzi molto più convenienti, perché è basato sull'energia rinnovabile. Quindi noi ci crediamo molto. Poi sappiamo che il movimento, la presa di coscienza è molto lenta, quindi occorre di essere, avere pazienza, di tenere il tempo la nostra strategia, ma su medio lungo sappiamo tutti che non c'è scelta. Non solo green economy, ma anche investimenti per la cultura. Cariparma e Cattleya Lab hanno sviluppato un rapporto di collaborazione per la produzione del film Troppo Napoletano, in uscita nelle sale cinematografiche il prossimo anno. Ma essenzialmente ci permette di continuare a produrre, perché il tax credit è una misura essenziale per la sopravvivenza del cinema italiano. È una misura che ci mette alla pari, diciamo, di paesi più avanzati, Germania, Inghilterra, Francia, in materia di sostegno al cinema.